La mia società in poche parole la descriverei come una società giovane, molto dinamica, e con una propensione alle nuove tecnologie. Siamo venuti a conoscenza della Emerse Technology per puro caso, durante una preparazione di una gara per la raffineria di Gela. Noi siamo stati scelti come local content, partner locale, per questa ragione abbiamo fatto un'associazione temporanea di imprese. Sono stato subito affascinato da questa tecnologia e ho creduto molto nel progetto. Sono entrato per caso e non voglio uscire per caso. Ho cercato di gettare il cuore oltre l'ostacolo in modo tale da partecipare alla riuscita del progetto. Dei progetti, il progetto più importante che abbiamo portato a compimento e che stiamo portando a compimento è il progetto di bonifica della vasca zona 2 della raffineria di Gela. Amers si è subito dimostrato un partner molto efficace, pronto alle soluzioni, alla risoluzione delle soluzioni. Stiamo bonificando la vasca A zona 2 da un inquinante idrocarburico molto pesante e con delle difficoltà di natura tecnica che sono state ben e ampiamente superate dall'esperienza e dalla capacità della Emerse di adattamento alla bonifica del suolo. Le ragioni che hanno portato la raffineria di Gela a bonificare la vasca sono ragioni sostanzialmente di natura obbligatoria, nel senso che avevano un piano operativo di bonifica approvato dal Ministero dell'Ambiente e il metodo utilizzato e scelto per questa bonifica è stato proprio il desorbimento termico. È stato un rapporto sempre leale, corretto, e soprattutto dal punto di vista umano caratterizzato da una capacità di intendi superiore al normale. Questo ha portato ad una collaborazione lineare, molto lineare, e sono molto contento di partecipare a un progetto così importante come quello. Spero nella collaborazione futura di essere uno dei partner di punta per l'Italia e per questo stiamo lavorando con Emerse in maniera importante. Vedo un futuro molto roseo da parte di entrambe le aziende perché parallelamente stiamo facendo un processo di crescita quasi uguale, un processo di crescita che ci porterà al raggiungimento di obiettivi prefissati e con la speranza che tutto quello che stiamo investendo in termini di economici e in termini di risorse umane presto raccolga i frutti.